Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a fare la recensione del ITVW di Elgato. La confezione, come potete vedere, è molto semplice. Abbiamo qui un'immagine del prodotto con la scritta che è compatibile con iPhone, iPad e Android, ma anche con Kindle Fire. E troviamo qui dietro delle informazioni su come utilizzare il prodotto. Come vedete troviamo anche i tre loghi dei tre store in cui possiamo trovare l'applicazione e delle informazioni di compatibilità. Andiamo subito quindi ad aprire la confezione che in realtà io avevo già aperto, comunque tanto per farvi un'idea. Confezione a libretto, qui dietro troviamo il sito di Elgato che vi consigliamo di visitare. E qui aprendola troviamo alcune informazioni su come utilizzare e configurare il prodotto, e qui subito davanti a noi il ricevitore, che è molto piccolo e leggero, davvero più di quanto mi aspettassi. E su di esso troviamo due LED, uno sta a indicare lo stato di accensione e l'altro l'eventuale la batteria scarica o quasi scarica. E sotto troviamo la porta a cui va collegato il cavo USB durante la ricarica e la porta per l'antenna, e qui abbiamo il tasto di accensione. Oltre all'Elgato, in confezione troviamo, io già l'ho spacchettata, troviamo il cavo per la ricarica ovviamente, l'antennino, questo qui, antennino molto piccolo ma estensibile, un'antenna un po' più grande con base, con un cavo anche abbastanza lungo, quindi questa magari è possibile posizionarla in pianta stabile da qualche parte, con la quale è fornita anche questa ventosa che si aggancia magneticamente in caso magari potrebbe essere utile a seconda dove si voglia attaccare. Ma troviamo anche questo utilissimo adattatore che ci consente di collegare il nostro ricevitore direttamente alla presa di antenna che potete trovare a muro. Ma andiamo a vedere come si comporta il dispositivo nell'utilizzo vero e proprio. Allora, per prima cosa dovrete scaricare l'applicazione ufficiale ITV dall'App Store o dal negozio di applicazioni del vostro sistema operativo. Una volta aperta ci verrà chiesto di accendere il dispositivo, come vedete il LED diventerà blu, e andare nelle impostazioni del Wi-Fi, andarsi a connettere alla rete Wi-Fi che verrà creata automaticamente dal nostro ITV. Eccola qui, ci connettiamo. Perfetto, una volta connesso alla rete Wi-Fi, aprendo l'applicazione, ci verrà mostrato direttamente nella sezione TV in diretta un elenco di tutti i canali che sono stati trovati durante la ricerca canali, che verrà eseguita automaticamente al primo avvio, ma che è comunque possibile rieseguire andando su impostazioni ricerca canali. Io ho trovato 153 canali, ma proviamoli subito, andiamo su Rai 1. Ecco qua, il canale si è aperto velocemente e si vede senza problemi, direi. La qualità dell'immagine è esattamente quella che troviamo in TV, quindi buona quella qualità. Tappando una volta sullo schermo troviamo questa barra di sotto in cui abbiamo il numero del canale, il programma attualmente in diretta e il programma successivo, lo stato di carica della batteria che dovrebbe durare intorno alle 4 ore e lo stato della ricezione del segnale. Attraverso questa barra è possibile tornare indietro nei contenuti, nella diretta, andare un po' indietro, è possibile mettere in pausa e riprendere, ma funzione molto interessante, è anche possibile registrare, quindi come vedete, pressate il bottone registra
e in questo momento sta registrando. Stoppiamo la registrazione e in questo momento la registrazione è stata salvata. Adesso vi farò vedere anche come andare a vederle. Per cambiare canale possiamo o semplicemente fare uno swipe verso destra, verso sinistra, Rai 2 come vedete, oppure toccando il bottone qui in alto col canale ci verrà aperto l'elenco del canale, dei canali. Proviamo Italia 1. Come vedete si vede senza problemi. Insomma, dovrebbe prendere più o meno tutti i canali che riuscite a prendere con la normale TV. Qui abbiamo un pulsante per condividere il canale, la regolazione del volume, quello che ho appena citato, e qui troviamo anche un'impostazione per regolare il quadro dell'immagine, che è comunque possibile fare con un doppio tap, la lingua dell'audio e eventualmente il televideo. Andiamo nella sezione registrazioni, in cui troviamo le registrazioni che abbiamo appena fatto. Questa è l'ultima, eccola qui. Come vedete possiamo muoverci attraverso la barra e abbiamo registrato la televisione. Nella sezione guida troviamo una guida TV ben fatta con questa timeline, in cui possiamo vedere tutti i programmi posizionati appunto nella timeline. Ovviamente non tutti i canali supportano questa funzione, ma quasi tutti comunque la supportano. Se andiamo su un programma che è attualmente in riproduzione, ci verrà mostrato anche il pulsante guarda ora, che come vedete ci porterà direttamente alla diretta. Per il resto, in impostazioni abbiamo la possibilità di ordinare diversamente i canali, la possibilità di eseguire nuovamente la ricerca, poter settare la nostra posizione, il timer di stop, che significa dopo quanto tempo il nostro dispositivo, in questo caso l'iPad, si metterà in standby, lo stato della batteria, le informazioni sul dispositivo, e poi possiamo anche settare la dimensione massima del buffer, quindi quanto tempo della trasmissione dovrà essere salvato per poi avere la possibilità di tornare un po' indietro e vedere quello che abbiamo appena visto. In questo caso io ho settato 80 MB, che garantiscono circa 3 minuti di buffer. È possibile anche settare l'audio in sottofondo, quindi se usciamo dall'app, proviamo subito questa funzione, se abbiamo l'applicazione aperta con qualcosa in riproduzione, se usciamo dall'app, come vedete l'audio continuerà a sentirsi, quindi magari questa cosa può essere piacevole se abbiamo un canale di musica o qualcosa del genere, possiamo continuare a sentirla. Il resto nient'altro da dire, funziona molto bene davvero, sono rimasto colpito, un dispositivo molto piccolo con un antennino così piccolo ha un'ottima ricezione, quindi davvero un'ottima soluzione per chi desidera vedere la TV digitale terrestre sul proprio dispositivo mobile. Per questa recensione direi che è tutto. Un saluto da Davide Fiorino per techgenius.it.